c'è la nascita, se vai a vedere la storia, c'è la nascita di Esaù e Giacobbe. Esaù è stato il primo uomo bianco che è nato sulla terra, e i bianchi discendono da Esaù. Esaù non è figlio di Caino? No, Esaù è figlio di Isacco. Abramo, Isacco ha avuto due gemelli, Giacobbe e Esaù. Giacobbe di colore, ma perché era quella la popolazione. Esaù è stato il primo bianco. Dove erano la via, era caldo. Perciò scuri dovevano essere quasi all'80%. Però ci sono tante cose che ci hanno tenuto nascosto. Non mi interessa quello che stavi dicendo. Adesso sto parlando della Genesi, che la Genesi c'hanno un po'. Perché poi sai, quando vai a conoscere la verità, perché poi soprattutto oltre all'immagine, il messaggio che stiamo portando è che il vero nome... Ma è a livello spirituale la cosa. Il vero nome, bravo, è a livello spirituale. Il vero nome, che poi dopo che vai a vedere e scoprire che l'immagine non è quella vera, vai a cercare anche le origini sul nome. E vedi che il nome deriva dal greco. Hanno dato un nome greco a colui che è il re del popolo di Israele. Perciò già là capisci che è una falsità, perché i greci non c'erano. Per farti un esempio, è come se tra 2000 anni noi, il figlio di Dio, è come se tra 2000 anni questo qua è il vero popolo di Israele. Oggi il vero popolo di Israele sono i così chiamati neri, i latini e i nativi indiani d'America. Capito? Questo è il vero popolo di Israele. Il popolo di Israele è il popolo del creatore, è il popolo che si è scelto. Sì, l'altro ha fatto un patto con questo pseudo signore che c'era. Quindi è questa, sai, teniamo la... Bravo, dopo che ci hanno nascosto. Che riesci a... E io sarei, più contento se riuscissi a insegnarlo anche ad altri fratelli. Perché se vengo qua è perché so che qua ci sono molti fratelli di colore che hanno bisogno di sapere la verità. E che oggi... Io sto leggendo tanto ultimamente, vabbè, ho sempre letto nella mia vita, però archeologia, religioni, la nascita delle religioni, queste cose qua. No, a me interessa, anche se faccio il cazzone in giro, quando sono a casa. Ma sai, un messaggio che sto portando io è anche proprio di uscire dalle religioni. Le cose che hai detto, e fai bene. Sono alcune cose che mi interessano, sono cose vere, che comunque io ho capito che alla fine noi dobbiamo credere in noi stessi, perché Dio è dentro di noi, o comunque se non è Dio, comunque, tra virgolette, l'essenza che c'è nell'universo è anche dentro di noi. Fratello, quando si dice che Dio è dentro di noi, significa che lo spirito che ci ha dato e che ci porta testimonianza che lui però per evolverlo devi accettarlo, devi naturalmente se non fai lavorare lo spirito del Signore, lavora lo spirito dell'avversario. No, me ne sono reso conto in questi ultimi due anni che è importante credere in se stessi e ascoltarsi, soprattutto. È importante, fratello, sai cosa è importante? È importante credere nell'Altissimo, credere in suo figlio, perché è venuto 2000 anni fa, si è fatto mettere in croce questo per venirci a portare la verità, ed è importante osservare i suoi comandamenti. Ma allora... Questa è la cosa importante. Sì, secondo me comunque i suoi comandamenti comunque sarebbe il quieto vivere alla fine. Non ci sarebbe. I comandamenti bisogno. Sono scritti nella Bibbia e nessuno li rispetta. Però c'erano oggi. Già prima i comandamenti scritti già dai Sumeri e questo. Per questo dico non capisco. Stavi filmando per quello. Sì, mi sto registrando. Guardavo, non capivo all'inizio. E poi lo metterò su internet per far arrivare questo messaggio anche a altri fratelli. In bocca al lupo allora, te lo auguro. Ciao. Ciao. Beh, c'è molta confusione nei fratelli, nei Jake, negli israeliti. Diciamo che le religioni hanno confuso tantissimo. Le religioni veramente sono uno strumento diabolico. Uscite dalle religioni, fratelli, uscite dal cristianesimo, uscite dall'Islam, uscite dai mormoni, testimoni di Geova, venite fuori perché finite proprio nella fossa, finite nella fossa. State lontani dal lievito dei farisei e dei sadducei, state lontani dal lievito dei cristiani e dei musulmani, state lontani. Quindi continuando, in principio le potenze crearono la terra, che sarebbero Yahweh, va Yahweh Shai, va gli angeli. E lo spirito di Yahweh, Hashem, Yahweh Shai,
aleggiava sulle acque, quindi come ho detto Mayam significa acque, ma la parola che nelle testi originali è Shamayam, che significa atmosfera, spazio, quindi aleggiavano nello spazio sopra il pianeta Terra. E Yahweh Bashem Yahweh Shai disse: vi sia la luce, e apparve la luce. La prima cosa, ecco, che creò è la luce, perché per, siccome era buio, la prima cosa che è stata creata è la luce, che poi separò e vide la luce, era cosa bella, e separò la luce dalle tenebre, chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Come vediamo anche la natura del Padre Nostro di creare le cose in coppia, la luce e il buio, il giorno e la notte. E come possiamo vedere anche nel Isaia 45, Isaia capitolo 45 versetto 7 dice: io faccio la luce, io creo l'oscurità, io procuro il benessere, io provoco la disgrazia, io il Signore compio tutto questo. Quindi vediamo proprio che nella natura del Padre è quella là di creare le cose in coppia. Ma come dice anche in Siracide capitolo 33, versetto 14 e 15: di fronte al male c'è il bene, di fronte alla morte la vita, di fronte a chi rifiuta Yahweh Bashem Yahweh Shai, chi riconosce. Considera quindi tutte le opere dell'Altissimo, stanno tutte a due, una di fronte all'altra. Quindi vediamo che prima di tutto crea la luce per dare una contrarietà alle tenebre, il negativo e il positivo. Venne la sera, poi venne il mattino e fu il primo millennio, quindi nel primo millennio è stata creata la luce. Continuiamo con il capitolo 1 versetto 6. Yahweh Bashem Yahweh Shai disse, comandò: vi sia una grande volta, divida la massa delle acque. E così avvenne. Yahweh Bashem Yahweh Shai, Yahweh Shai, fece una grande volta e separò le acque di sotto dalle acque di sopra. E quindi qui vediamo la creazione del firmamento. Ciao, Shalom. Vediamo la creazione del cielo, perché ecco, come ripeto qui, le acque di sopra dalle acque di sotto. Non ci sono acque sopra, sta parlando come... vediamo dallo spazio di sopra allo spazio di sotto, e quando si crea il firmamento sta parlando dello strato dell'ozono. Quindi è questo quello che succede qui, quando vi dice ci sia una grande volta che divida la massa delle acque. E così avvenne. Yahweh Bashem Yahweh Shai fece una grande volta e separò le acque di sotto dalle acque di sopra, quindi separò lo spazio di sopra dallo spazio di sotto, e questo è stato separato con lo strato dell'ozono, col firmamento. Quindi il firmamento sarebbe lo strato dell'ozono. Yahweh Shai chiamò la grande volta cielo, firmamento chiamò. Venne la sera, poi venne il mattino, e fu il secondo millennio. Quindi nel secondo millennio è stato creato lo strato dell'ozono attorno al pianeta Terra, per dividere lo spazio di sopra dallo spazio di sotto. Nel versetto 9, Yahweh Bashem Yahweh Shai disse: siano raccolte in un suo luogo le acque che sono sotto il cielo e appaia all'asciutto. In questo caso qua sta parlando dell'acqua, si è raccolta in un solo luogo l'acqua, perché deve apparire l'asciutto, perché appaia il pianeta e la terra. E così Yahweh Bashem Yahweh Shai chiamò l'asciutto terra e chiamò le acque mare, e vide che era bello e disse: la terra si copra di verde, produca piante con il proprio seme e ogni specie di albero da frutta con il proprio seme. In questo caso è importante sapere che prima dei tempi di Noè sulla terra non era caduta pioggia, quindi queste semente, questi alberi sono venuti fuori dalla condensa che veniva fuori dal terreno,
dalla rugiada, quindi venivano annaffiate da sotto, che fino ai tempi di Noè ancora non c'era pioggia. Quindi quando la terra si copra di verde e produca piante con il proprio seme, ogni specie di albero da frutta con il proprio seme, e così avvenne, la terra produsse erba verde, ogni specie di piante con il proprio seme, ogni specie di alberi da frutta con il proprio seme. Yahawah Hashem Yahawah Shai, va Yahawah Shai, vide che era bello. Venne la sera e poi il mattino, e fu il terzo millennio, e nel terzo millennio è stata creata la natura, la vegetazione. Ah, Brakta Yahawah, Brakta Yahawah Shai, benedetto il nome del padre, benedetto il nome del figlio. Versetto 14. Yahawah Hashem Yahawah Shai comandò: vi siano luci nella volta del cielo per distinguere il giorno dalla notte, saranno segni per le stagioni, i giorni e gli anni, risplendano nel cielo per fare luce su tutta la terra. E così avvenne. Yahawah Hashem Yahawah Shai comandò di fare due grosse luci, la più grande per il giorno, la più piccola per la notte, e poi le stelle. Cioè qui sta parlando come della luna, del sole e delle stelle. Le stelle sono state fatte per ornare il cielo, il sole è stato fatto per dare luce e per dare per conoscere l'alternarsi delle stagioni, perché sappiamo che quando il sole è alto nel cielo e la giornata si allunga è estate, quando il sole invece è basso e la giornata dura poco è inverno. Dalla volta del cielo essi rischiarano la terra. Yahawah Shai le mise lassù per regolare il giorno e la notte e separare la luce dalle tenebre, e vide che era bello. Venne la sera, poi venne il mattino, quarto millennio. Quindi nel quarto millennio sono stati creati i grandi luminari, sono stati creati il sole, la luna e le stelle. Ripeto, le stelle per ornare il cielo, il sole per l'alternarsi delle stagioni e la luna invece per l'alternarsi del mese, perché l'origine della luna deriva dal latino con mensis, dal greco con mene. La luna è quella che, come dice, vi siano luci per distinguere il giorno dalla notte, saranno segni per le stagioni, i giorni e gli anni. Quindi ci fa capire proprio che la luna e il sole sono, come detto, il sole per le stagioni, la luna invece per i mesi, perché la luna ha un ciclo di circa 28-30 giorni ogni mese. La luna, ripeto, deriva proprio dal latino, dal greco, significa mese, ma possiamo vederlo anche nelle scritture, nel libro di Sirach, ad esempio, libro di Sirach, capitolo 43, versetto 6, ecco, la luna con il suo ciclo stabilisce le stagioni ed è il punto di riferimento per calcolare il tempo. Cioè, naturalmente conosciamo i mesi e le stagioni attraverso, le stagioni le conosciamo attraverso i mesi, con il sole possiamo renderci conto di quando è estate e quando è inverno, ma comunque la luna è la base per calcolare il tempo. Come dice, per fissare la data delle feste si ricorre alla luna, che prima cresce e poi cala. Anche il mese, ecco, anche il mese prende il nome dalla luna, che cresce in modo meraviglioso e a fasi diverse. Dice Salomone: Yahawah Hashem Yahawah Shai stesso mi ha fatto conoscere come sono veramente le cose, mi ha insegnato la struttura del mondo e il gioco dei suoi elementi, la divisione del tempo in presente, in passato e futuro, le diverse posizioni del sole e l'alternarsi delle stagioni. Ho conosciuto il ciclo dell'anno e la posizione delle stelle. Ci fa capire, ecco, che il sole e la luna sono il nostro calendario naturale, il calendario naturale che ci ha dato il Padre nostro, Creatore Onnipotente, Yahawah Hashem Yahawah Shai. Perché dovete sapere che il calendario che oggi osserviamo è il calendario che ci hanno dato nel 1580 il Vaticano, la Chiesa ce l'ha dato attraverso Papa Gregorio XIII, se non sbaglio, nel 1580, che è andato a sostituire il calendario giuliano. Oggi il calendario che osserviamo noi è un calendario
che non viene dall'alto ma viene dall'uomo. Quindi è qui che gli uomini sostituiscono gli insegnamenti e il volere del Padre con i propri insegnamenti. È importante conoscere la natura delle cose, il perché delle cose. Non è che è stato messo lì a caso. La luna, eccola là, la vedo. Adesso siamo quasi a metà mese, tra una settimana. Quindi nel quarto millennio è stato creato il nostro calendario naturale. E qui viene il bello. Viene il bello perché nel versetto 20 dice: le acque producano creature viventi, e sulla terra e nel cielo che volino uccelli. Ecco perché è importante conoscere che è dall'acqua che vengono le creature viventi, è dall'acqua che viene l'uomo, che non è stato creato dopo, è nel quinto millennio che è stato creato l'uomo, perché come dice qui il versetto, le acque producano, in alcune versioni c'è scritto le acque producano animali viventi, oppure esseri viventi, ma sono le creature viventi. Come possiamo andare a vedere anche nel libro di, nel Vangelo di Marco, al capitolo Marco, Vangelo di Marco capitolo 16 versetto 15 dice: andate in tutto il mondo e portate il messaggio del Vangelo a tutte le creature. Chi crederà sarà battezzato, sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Quindi qui lo dice quando Yahweh Shai dice ai discepoli, dice agli apostoli, dice: andate e portate il Vangelo, che sarebbe la buona notizia, a tutte le creature. Tutte le creature, non sta parlando degli animali, sta parlando esclusivamente degli uomini. Quindi quando andiamo all'inizio e vediamo nel versetto 20 del capitolo 1 della Genesi, le acque producano creature viventi, sta parlando anche degli esseri umani, anche dell'uomo, perché l'uomo viene dall'acqua, il corpo dell'uomo è formato dal 70% di acqua. Quando un uomo nasce dalla pancia, che si trova all'interno della donna, si trova all'interno di una sacca d'acqua. Quindi si vede proprio che veniamo dall'acqua noi, veniamo dall'acqua insieme a tutte le creature viventi, non come ci hanno insegnato che siamo stati creati dopo. Veniamo dall'acqua, veniamo, gli esseri viventi, le creature viventi vengono dall'acqua. E continuando, Yahweh Bashem Yahweh Shai, Yahweh Shai comandò e creò i grandi mostri del mare, tutto quello che vive e guizza nelle acque. Come i grandi mostri del mare, viene in mente il Leviathan, che è conosciuto come Godzilla. Sappiate che lì in fondo al mare, che aspetta, è lì a servizio di Yahweh Bashem Yahweh Shai, Yahweh Shai, è lì che aspetta di essere usato per far parte alla distruzione di questo regno qua. Il Signore li benedisse: siate fecondi, diventate numerosi e popolate le acque dei mari, e anche gli uccelli si riproducano sulla terra. Venne la sera e venne il mattino, quinto millennio. Quindi nel quinto millennio sono state create tutte le creature viventi, incluso l'uomo. Produca la terra, versetto 24, i poteri vennero comandati dal Padre nostro. Produca la terra varie specie di animali domestici e selvatici, e quelli che strisciano. E così avvenne. Il Signore fece questi animali secondo la loro specie, selvatici, domestici e quelli che strisciano al suolo. E vide che era bello. Yahweh Hashem Yahweh Shai, Yahweh Shai. Vide che era bello. E disse: facciamo l'uomo. Ecco, che nel 26 dice: facciamo. E qui c'è una prova che parla in plurale. Facciamo. Ecco, non è da solo. E insieme al figlio, insieme agli angeli, facciamo, sta comandando. Facciamo l'uomo simile a noi, sia la nostra immagine, dominerà sui pesci nel mare, sugli uccelli nel cielo, sul bestiame, sugli animali selvatici e su quelli che strisciano al suolo. Le potenze crearono l'uomo simile, lo crearono a immagine del potere, maschio e femmina lo crearono.
crearono l'uomo, e quando dice sia la nostra immagine, lo creò simile a sé, lo creò immagine, non significa di aspetto, significa che a questo pianeta Terra, dunque, è stato creato, è stato dato all'uomo, è stato preso l'uomo per essere dato il dominio su questa terra, all'uomo simile per autorità, simile per dominio, per gestire, per dare ordine. Comunque è colui che noi siamo, siamo quelli che ci dovremmo prendere cura di questa creazione, della terra, del pianeta Terra. Quindi l'uomo è stato fatto a immagine del creatore, perché come il creatore governa tutto l'universo, così l'uomo governa la terra. E questa è l'immagine dell'uomo, non l'immagine estetica, è l'immagine di potere, di autorità, di governo. Li creò maschio e femmina, ecco, quindi non è che prima crea l'uomo e poi la femmina, sono stati creati insieme l'uomo e la donna. Li benedisse con queste parole: siate fecondi, diventate numerosi e popolate la terra. Ecco, governatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su tutti gli animali che si muovono sulla terra. Il padrone, il potere, disse, comandò: vi do tutte le piante come seme, tutti gli alberi da frutta con il proprio seme, così avete il vostro cibo. E invece tutti gli animali selvatici, tutti gli uccelli e tutti gli altri viventi che si muovono sulla terra mangeranno l'erba tenera. E così avvenne, e vide che tutto quello che era fatto era molto bene. Venne la sera e poi venne il mattino, e fu il sesto millennio. E questo, nel sesto millennio, è stato dato ordine. Nel sesto millennio è stato comunicato all'uomo, è stato dato all'uomo la conoscenza, è stato dato all'uomo il potere di governare. Gli sono state date le leggi, perché le leggi, i comandamenti prima di Mosè erano stati dati oralmente all'uomo. Erano stati dati oralmente all'uomo, Adamo tra l'altro, non a tutti gli uomini, perché poi tra tutti i popoli della terra il Padre si è scelto un popolo, che è il popolo di Adamo. Perché non è che la terra viene da Adamo, Eva, un uomo, una donna, che poi hanno fatto i figli hanno fatto incesti tra di loro e hanno creato la popolazione, no. Il Padre è talmente grande che ha creato una moltitudine di popoli, e il popolo di Adamo si è scelto per dargli per dare le leggi e i comandamenti a questo popolo qua, che poi successivamente è stato... Salve! Li vendi? No. No, non li vendo. No, grazie. Li di a chi ha bisogno. Io sto bene, grazie. Io lavoro, non mi manca niente. A livello di soldi sto bene. Li di a chi ha bisogno, grazie comunque. Grazie. Quindi è qui che si conclude il capitolo 1 del libro della Genesi. A piacere, c'è un signore che voleva fare un'offerta. Si vede che questo messaggio, perché ha guardato prima le insegne qui, ha visto prima che c'è... adesso vi mostro le insegne che ho messo. E c'è chi si potrebbe scandalizzare di queste immagini, ma la verità non scandalizza. Anzi, la verità arriva forte dentro di noi. Quello che ci scandalizza è la menzogna di oggi. Questo ci deve scandalizzare. Possiamo vedere nel libro del Levitico. Nel libro del Levitico 26, 46, dove dice: queste sono le leggi, le norme, gli insegnamenti che il Signore, Yahweh Bashem Yahweh Shai, ha comunicato agli israeliti per mezzo di Mosè sul monte Sinai. Quindi sappiamo che sono state scritte quando c'era Mosè, ma sono state date oralmente. Possiamo vederlo nel libro del Cantico, non la Sapienza forse. Dove dice
Siracide, capitolo 17, versetto 11. Il Signore ha dato agli uomini anche la conoscenza e ha lasciato loro la legge che porta alla vita. Quello che dicevo prima, ha dato all'uomo la conoscenza e quindi ha dato all'uomo la legge che porta alla vita, alla base della vita, perché la base è la base proprio della civiltà, la legge, se no sarebbe una giungla. Se no, infatti, non esiste il libero arbitrio non esiste, perché sia il bene sia il male sono gestiti e controllati da Yahweh Hashem Yahweh Shai, dal Signore Creatore Onnipotente. Quindi ha dato all'uomo, ha dato la conoscenza, ha dato le leggi oralmente per la civiltà. Che poi quando si parla che Eva è stata seduta dal serpente, significa che gli ha fatto mangiare il frutto della conoscenza del bene e del male. Significa che il popolo di Adamo, attraverso Eva, sono state insegnate il popolo dei serpenti, che è un popolo quello dei serpenti, è un'allegoria, anche il serpente, ma comunque era un popolo che avevano insegnato false dottrine, insegnamenti sbagliati ad Eva, che aveva portato nel popolo di Adamo, e per questo il Signore poi si è adirato con noi, con il suo popolo. C'è da conoscere la storia, comunque l'approfondiremo poi magari se il Padre Onnipotente, Yahweh Hashem Yahweh Shai, vuole. Continuerò, oggi volevo portarvi il primo capitolo della Bibbia per darvi il primo versetto, il primo capitolo della Genesi, per portarvi un po' alla chiarezza sincera di come è stato creato il mondo, che non è una fiaba ma è pura e vera realtà. Il Padre, il nostro Creatore Onnipotente, nel nome di suo figlio Yahweh Shai, il quale lui ha ereditato questo regno. Quindi il messaggio che è venuto a portare nel Vangelo è che questo regno qua il Padre l'ha dato nelle sue mani. Quindi comportiamoci come ci ha insegnato lui, comportiamoci prima di tutto i due comandamenti fondamentali che ci ha dato: ama il Signore con tutte le tue forze, con tutta la tua mente e con tutto il tuo cuore. E il secondo comandamento è quello là di amare il tuo prossimo come te stesso. Due comandamenti principali per essere graditi al nostro Signore, al figlio dell'Altissimo Yahweh Shai, ok? E naturalmente osservare i comandamenti, le leggi, che sono la conoscenza, sono la base della vita, come vi ho letto. Il Signore ha dato la conoscenza agli uomini, ha dato agli uomini anche la conoscenza, ha lasciato loro la legge che porta alla vita. Quindi osserviamo i comandamenti, perché attraverso i comandamenti avremo lunga vita. Osserviamo i comandamenti perché osservare i comandamenti significa anche temere, rispettare e amare il nostro Signore Onnipotente e suo Figlio, nostro Re, e non renderemo vano il sacrificio che ha fatto il Padre con il suo Figlio, che ha mandato sulla terra per portarci un'ulteriore conoscenza, per portarci lo spirito della verità, la Ruach HaKodesh, che possiamo ricevere solo se conosciamo, accettiamo il vero nome e osserviamo i comandamenti e temiamo il Padre. Con questo voglio dare tutti i miei ringraziamenti, voglio lodare, glorificare il Padre mio, Yahweh Hashem Yahweh Shai, Hashem Kakdash. E saluto tutti gli eletti della Casa di Israele che si impegnano a portare questa verità, e doppio onore agli anziani apostoli della Great Mission. Shalom, alla prossima.